Buongiorno a tutti, benvenuti in un mio nuovo video. Parlo di una mega novità, non so se l'avete già vista online, ma ve ne parlo subito. Prima di ogni cosa, se non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito a farlo, di sostenermi lasciando un like, un commento, insomma interagite con me. Da come potete leggere dal titolo, oggi parliamo della palette di Indash. Indash è un truccatore famosissimo arabo che ha realizzato come primo prodotto della sua linea appunto una palette. Ma non è una palette normale, vedete tutte queste sfumature di colore, proprio perché è stata studiata e pensata perfettamente. Le appassionate di makeup sicuramente hanno un po' di familiarità con questa tipologia di sfumatura, con Kevin Wacon, spero di averlo pronunciato bene, ogni volta sbaglio. Questa è la sua palette per il contouring, molto molto bella, l'ho utilizzata parecchio anche se non si direbbe, e Indash secondo me si è un po' ispirato a questo grande truccatore che ha fatto la storia. L'ho acquistata lo stesso giorno che è stata lanciata e c'erano le spese di spedizione gratuite e anche internazionali. Vi fanno pagare anche dazi doganali stesso sul sito, ma era poca roba, e l'ho pagata sì intorno ai 70 euro più o meno totali. Direte: wow, 70 euro una palette! Fermi tutti, perché è una palette particolare. Prima di tutto mi è arrivata super imballata, è piccolina, così sottile, cartonata, ma in un pacco gigantesco pieno di aggeggi anticolpi, anche se qui un po' di plastica in eccesso, devo dire, ma comunque sì, è arrivata intatta e mi è arrivata con tanto di foglietto illustrativo che mi dice tante cose, come creare il look, come sono gli ombretti. In realtà sono disponibili in 6 cialde, ma ogni cialda ha 2 colorazioni, quindi in realtà abbiamo 12 ombretti. Arriva con lo specchietto, sempre con il filo protettivo, sì, la plastica protettiva, ma anche con questa al di sopra della palette per renderla un pochettino più protetta, ecco, anche qui. Confezione di questo tipo, palette cartonata con lo specchio, calamita bella forte, slimmy, molto tipo libro, 70 euro direste voi, oh, è tantissimo. Allora, io l'ho provata 4 volte più o meno, questo è il mio quarto utilizzo, e ho deciso di farvi un video proprio perché merita un video a sé. È una palette particolarissima perché abbiamo all'interno tante sfumature cromatiche, sino il punto luce noi possiamo adattarlo da un incarnato un po' più scuro a un incarnato chiarissimo, un incarnato più che a un viral giallo. Abbiamo questa selezione qui cromatica che va bene sì come blush, ma va bene anche come colore di transizione un po' più rosata. Stessa cosa qui, io ho utilizzato questo ombretto bellissimo, questa cialda che vi permette di creare una sfumatura cromatica calda o fredda. Questo l'ho usato come blush, quindi più intenso, meno intenso, ombretto aranciato. Stessa cosa qui, abbiamo una sfumatura cromatica dal marrone caldissimo al marrone scurissimo, e questo qui l'ho utilizzato anche come eyeliner. Sì, perché si può utilizzare tutta la palette come eyeliner, perché lui li definisce dei pigmenti pressati. Io li definisco pigmenti pressati molto sottili. Infatti lui consiglia di non swatcharli, di non toccarli con le dita, perché possono variare la formulazione. Io sul mio Instagram ho fatto un video swatches, perché dovevo assolutamente leggermente toccarli con le dita per capire di che prodotto stiamo parlando. Comunque non ho rovinato le cialde, sono stata molto attenta. E tornando al fatto dell'eyeliner, lui consiglia di bagnare, come vedrete anche nel video tutorial, il prodotto con un Fix Plus, con qualcosa di acquoso, non la cialda ma il pennello, però vedrete più avanti il tutorial, quindi ve ne parlerò più avanti. Non li ho provati sulle labbra, ma sicuramente si possono utilizzare anche sulle labbra. E niente ragazzi, io vi lascio al video perché non voglio dilungarmi in questa prima parte, se no non vi guardate il video, e ci vediamo alla fine con le considerazioni finali.
Ho già idratato viso e contorno occhi, adesso vado a fare una leggera base levigante, illuminante, perfetta per questo periodo primaverile, utilizzando il nuovo fondotinta di Dior, il Forever Natural Nude. È un fondotinta che va a sostituire quello con la pompetta della linea. La colorazione che ho io è la 2N ed è un fondotinta che è ricchissimo d'acqua. Mi piacerebbe farvi capire che tipologia di fondotinta è, però io fino adesso non ho mai provato una cosa simile, nel senso che è talmente acquoso, cioè fresco sulla pelle, che sembra quasi una BB cream, ma non è una BB cream perché comunque è un po' più coprente di una BB cream. Lo applico con un pennello delle Real Technique. Questo faceva parte di un set acquistato un bel po' di tempo fa. Io lo amo particolarmente perché c'ho questa setola si fitta, però è a fiamma, ma non a fiamma tipo da illuminante, perché da illuminante è troppo doppia, da fondotinta è proprio perfetto. Ora, per le mie occhiaie belle strong, io sto testando, perché me l'avete consigliato voi, questo correttore di L'Oreal, che è il l'Infallible. È un correttore extra coprente, basta una puntina e riuscite a coprire tutto. L'unica cosa è che ovviamente se avete un contorno occhi secco, essendo molto molto coprente, dovete fare molta attenzione, quindi applicatene poco per volta, come sto facendo io, e soprattutto quando andiamo a fissarlo con una cipria, utilizziamo una cipria iper sottile, perché altrimenti si secca ancora di più sul contorno occhi. Con questa tipologia di correttore, essendo comunque molto coprente, quasi un camouflage, io non vado a fare la correzione cromatica con il corallo, poi successivamente con il colore illuminante. Ok, vedete che alla fine mi ha corretto bene e devo dire anche su altri punti del viso mi piace molto. Io solitamente sono molto pro basi leggere e poi casomai con un correttore coprente vado a correggere la discromia che non mi convince. Adesso stoppo la base e inizio a truccare gli occhi. Questo perché? Perché ultimamente mi sta capitando che se non faccio prima la base carico troppo gli occhi, o perché comunque non mi vedo completa, non mi vedo omogenea e non mi convince. Applico il primer di Smashbox nella colorazione light. È un primer leggermente colorato che mi funge da appunto base uniformante, tipo correttore per togliere le varie discromie, ma anche come base ombretto. Per far scivolare meglio gli ombretti, visto che useremo ombretti matte, vado con un filo di cipria per togliere l'appiccicaticcio del primer, aiuta tanto, soprattutto nelle sfumature. Con un pennello bello denso e fitto vado ad applicare un po' di punto luce in questa prima parte e sotto l'arcata sopraccigliare. Ok, allora lui utilizza tantissimo i pennelli a penna, questi qui, che hanno una setola fitta e corta, quindi sono molto molto rigidi, densi, vedete com'è composto, e lui si crea una struttura del trucco che piano piano poi va a sfumare, prima con questo e poi col pennello a sfumatura. Quindi faremo la stessa cosa ed utilizzerò l'ombretto caldo intermedio, questo è un intermedio, e poi andrò a intensificare sempre con l'ombretto caldo questo qui. Con questo ci faremo poi dopo l'eyeliner. Allora, lui va proprio all'attaccatura, come se stesse facendo un'intensificazione infracigliare, no? Fa in questo modo molto molto spesso, infatti diciamo che la sua mano è riconoscibile ovunque, e poi si crea quest'ombra, vedete, sempre con il pennello a penna, crea la forma, quindi fa anche un allungamento, proprio perché è arabo e lui piace tanto questo effetto allungato. Ok, dopodiché prende un pennello bello ampio e diffonde il colore, quindi lo faccio anche io. Pazzesco come si sfumano questi ombretti. Ora prelevo un pizzico di questo arancio chiaro, sempre con il pennello a penna, e vado in questa prima parte per dare gradualità e a scaldare praticamente il look. Lo stesso colore lo applico in questa seconda parte, sfumandolo verso l'interno, e lo sfumo. Prelevo il marrone scuro e vado di nuovo all'attaccatura delle ciglia. Lo stesso marrone scuro me lo sfumo leggermente qui sotto. A questo punto bagno con il Fix Plus, io so questo alla rosa ma va bene qualsiasi, un pennellino ultra sottile, e poi vado ad intingere il pennello con l'eyeliner, cioè con l'ombretto
prodotto questo qua, ok? Seguendo un po' i suoi tutorial su Instagram, lui consiglia di bagnare il pennello e non la cialda, ma assicura che la cialda si asciuga perfettamente. Era un po' incredula a tutto ciò, ma devo essere sincera, funziona, nel senso che comunque si asciuga la cialda, non rimane nessun alone. Io però, siccome non amo molto spruzzare all'aria sporco tutto, vado in una cialdina così a fare un pump, facciamo le due, immergo il mio pennellino e vado a fare in questo modo come se fosse un acquarello. Ok, cosa che non faccio mai praticamente, però mi andava oggi, è mettere un pizzico di matita burro all'interno della congiuntiva e vado con un kajal nero dentro sopra, importantissimo. Mascara, andiamo con il Lashy Doll di Lancome, che è un mascara che mi sta piacendo tantissimo. Incurva le ciglia, le apre, dà anche volume, però ovviamente dovete lavorarlo un po' perché è un mascara principalmente allungante, per cui più passate vi dà comunque anche tanto volume. Ora, se ero in un tutorial di Indash mi avrebbe messo anche le ciglia finte, ma siccome siamo in un tutorial di Simona Nappimua, le ciglia finte anche no, perché non mi ci vedo, non sono abituata a metterle, mi danno fastidio, quindi va bene così. Piccolo incidente di percorso, non so se vedete quest'occhio più arrossato di quest'altro, ma era da un po' che non utilizzavo la matita nude di Nabla, ho fatto allergia, per cui adesso vi sopportate questo occhio un po' arrossato, anzi vi giro da questo lato che forse è meglio, anche se non è il mio profilo migliore, perché so che dà fastidio, a me dà fastidio, però volevo completare il look. Allora, adesso vado a incipriare la base. Da come potete vedere non ho avuto fallout, quindi non vedete parte della base rovinata, solo leggermente qui perché io sono un'imbranata e mi sono rovinata con l'eyeliner, ossia, cioè mentre lo mettevo ho toccato il naso, quindi vado un attimino di qua a rinfrescare e vado a incipriare il tutto con la cipria di Smashbox, la Halo, che è una cipria nuova che ho acquistato un po' di poco tempo fa. La colorazione è light, però è un pochettino, vedete, un po' scura, anche se poi quando vado a passarla su tutto il viso diventa naturale. L'ho comprata che c'erano dei saldi molto alti sul sito, ho fatto diversi acquisti sul sito ufficiale. Ho deciso di acquistarla perché ho il loro fondotinta BB Cream Halo e mi piace tantissimo, per cui ho voluto provare appunto anche questo. C'è anche l'illuminante, se non erro, e prima o poi lo proverò. È leggera, mi fa impazzire questa cosa che io girando faccio uscire la cipria. E adesso andiamo sempre dalla stessa palette di Indash a creare le ombre e le luci. Per le ombre utilizzerò un pennello di questo genere, mi metto con l'occhio così e vado questo marrone un po' più freddo. Wow! Non so se vedete, si sfuma perfettamente. E vado sempre con il colore marrone freddo anche al naso. Ora, con un pennello bello ampio come questo, prendo il blush, che in questo caso sarà il nostro pesca arancio. Poco. Vedete che è molto pigmentato. Infatti la prima volta che l'ho utilizzato ho detto, oh mio Dio, che ho combinato, ma in realtà, siccome sono dei pigmenti pressati, basta metterne pochissimo, e con un pennello ampio come questo avete questo effetto sfumato di gota sana, molto molto bello. Ok, sapete che io ho il tatuaggio, ve ne ho parlato abbondantemente in un video che, ahimè, sono molto dispiaciuta, non vi è piaciuto particolarmente. Comunque, siccome già ho le sopracciglia curate, vado un attimino solo a definire la forma lì dove voglio un effetto un po' più riempitivo. Questo lo faccio semplicemente perché quando trucco tanto gli occhi mi piace avere un effetto definito. Potete notare la mia dermatite tra le ciglia, purtroppo ne soffro da sempre. Sto usando la matita per le sopracciglia di Urban Decay, che mi piace tantissimo. Come illuminante vado con l'Anastasia Beverly Hills, quindi il punto luce di tutta questa situation sarà l'illuminante in crema. In realtà lo vado ad applicare anche sul
in questa zona qui, dove in realtà è tutto matte, però volevo dare un punto luce proprio qui, proprio poco poco al di sotto del sopracciglio, qui, cioè non su tutta la striscia ma solo qui. Poi lavoro il prodotto un pochettino sulla mano in questo modo e vado sopra gli zigomi. Ok, sulle labbra io volevo creare una sorta di look alla Hind Ash. Lui utilizza tantissimo matite rossetti, per quanto riguarda i rossetti liquidi li usa ben poco sulle modelle. Ho trovato una combo perfetta, allora matita nude 5 di Nabla con Very Victoria di Charlotte Tilbury. Vediamo un po' in action com'è la situation, aspettate. Ok, finito. Vedete l'eyeliner messo sulla mano? Allora, che dire? Mi piace tantissimo. Sono riuscita a realizzare questo trucco completo veramente in meno di mezz'ora, praticamente. Molto molto fresco, cioè fresco, oddio, non è proprio tutto sto frescume, però in realtà intensifica tanto gli occhi, la tipologia del trucco. Ma tornando alla palette, mi piace tantissimo, è particolarissima, ogni colore c'è una sfumatura, una gradazione cromatica perfetta. Io sono riuscita a utilizzare praticamente tutte le cialde, forse questa non l'ho usata, ma perché come punto luce ho usato questo. Veramente super versatile. Sicuramente se devo andare fuori qualche giorno, non è questo il periodo, ma mi porterei solo questa con un punto luce. Cioè, mo in questo caso ho usato questo, ma avrei potuto usare un mono luminoso se magari appunto volevo dare un punto luce sugli occhi, ma in realtà non è nemmeno necessario. Sono sempre stata dell'idea che i matte sono gli ombretti più particolari, più difficili da formulare e soprattutto più versatili, cioè si possono utilizzare per tutte le fasce d'età, per tutti i tipi di pelle e soprattutto qui abbiamo una nuance cromatica molto molto versatile al di là della carnagione. È veramente meravigliosa, quindi io ve la straconsiglio, questo è il mio quarto utilizzo, è veramente bellissima. Niente, io spero che questo video vi sia stato utile, vi do un grosso grosso bacio, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un commento se vi va. Al prossimo video, ciao!